cosa manca a quei 37 beni per essere assegnati? Manca la volontà, la disponibilità di qualcuno di prenderli in consegna. Non è facile prendere in consegna l'hotel Gran Paradiso di Montecatini Terme, hotel 4 stelle della Banda della Magliana, perché un imprenditore dovrebbe prendere quell'hotel quando la Banda della Magliana è ancora attiva? Non è facile prendere in consegna un capannone della mafia cinese allo Smannoro quando la mafia cinese circonda quel territorio. E poi tu prendi un bene confiscato che non è a norma e lo Stato te lo dà ad uso gratuito, ma tu ti accolli tutte le spese che ci sono. Allora, non ci sono risorse pubbliche per poter risanare un bene confiscato che in gran parte dei casi si porta dietro degli illeciti, perché chi l'aveva, chi naturalmente lo faceva in modo al massimo profitto. E poi, in alcuni casi, ci sono anche responsabilità di chi governa quel territorio. Noi viviamo in una città, Firenze, che è il nostro capoluogo, che ha due beni confiscati attualmente inutilizzati. Uno è in via Giotto 52, che apparteneva a un usuraio fiorentino, e un altro è in piazza della Signoria numero 8, all'interno del Palazzo Boccioni, al secondo piano, apparteneva ad un prestanome di una mafia locale pugliese, e lui, questo trafficante d'arti, sono stati sequestrati e confiscati 7 appartamenti di grande valore nel nostro paese, tra cui uno lì, proprio di fronte a Palazzo Vecchio. Ecco, questi due beni non sono stati ancora assegnati. C'è chi l'ha chiesto, ma per ora c'è omertà istituzionale. Io penso che chiedere intanto alle scuole fiorentine, alle tante scuole fiorentine che ad esempio vengono a trovarci a Corleone, io lavoro a Corleone da 11 anni, da 2 anni ho lì una casa, molti vengono a trovare questa realtà, chiedere intanto quale sarebbe il loro desiderio di riutilizzo, creando un po' di partecipazione attiva alle scelte. Non sempre deve decidere chi governa, possono decidere anche i cittadini, in questo caso i ragazzi, fargli conoscere che ci sono dei beni confiscati nel cuore della città di Firenze e sbloccare quella burocrazia, omertà, complicità che in questa città esiste. Perché i ragazzi non lo sanno, i cittadini non lo sanno, ma c'è chi sa che quegli appartamenti esistono e chi è complice della non assegnazione, o forse, come le voci girano, di una assegnazione sbagliata intorno a quelli due beni confiscati. Allora io credo che da qualche parte dobbiamo iniziare anche noi in Toscana per combattere la mala gestione dei beni confiscati emersa dall'operato ingiusto della dottoressa Saguto di Palermo, perché questo è stato certificato. Iniziamo anche noi, iniziamo da questi due beni confiscati. Troveremo sicuramente delle sorprese.